Ciao a tutti, innanzitutto mi auguro che stiate bene e che state rispettando le regole del decreto perché anche gli ultimi giorni stanno dando buone indicazioni su quello che è l'andamento della diffusione e quindi ci fanno ben sperare per il prossimo futuro. Faccio questo video invece perché avrete forse letto il comunicato sulle testate online e che domani potete leggere sui giornali cartacei in merito alla stagione 2020. Vorrei mandare un messaggio forte e chiaro. Stiamo lavorando continuativamente, costantemente, tutti i giorni. Sono giornate lunghe ma altrettanto operative. Io ringrazio tutti gli operatori che sto contattando, quindi anche insomma, chi fa parte del mondo turistico. Nei prossimi giorni continuerò a fare comunque incontri, eventi, anche se non di persona, ma fortunatamente abbiamo gli strumenti per poterlo fare, quindi vorrei dirvi che stiamo già predisponendo un palinsesto che oggi non voglio declinare con nomi e cognomi, ma per dirvi che siamo pronti a partire un secondo prima piuttosto che un secondo dopo quando ci verrà detto di poterlo fare. Lo dico ringraziando chiaramente tutte le persone che sto sentendo e che stanno mettendo energie e quindi si mettono a disposizione della ripartenza di Riccione che ci auguriamo avverrà molto presto, ma avverrà. Quindi la stagione, non so per quale motivo qualcuno pensava che dessimo per perduta, così non è, anzi tutt'altro, noi siamo i primi a cercare di poter partire prima possibile e poter in qualche modo affrontare con la forza che Riccione deve avere e che ha sempre avuto. È molto vero che abbiamo tanti eventi che stanno slittando verso un autunno che sarà indubbiamente caldissimo, ma ben venga. Ben venga l'autunno fitto di eventi che dallo sportivo a quelli più prettamente turistici potranno riempire una parte di stagione che è diventata importante, ma a questo punto diventerà fondamentale. E quindi ribadisco, siamo pronti, lavoriamo continuamente. Anche voi cercate di prepararvi in maniera intelligente perché Riccione a breve avrà modo di ripartire e lo farà come ha sempre fatto con grandissima forza. Lo farà compatibilmente con quello che ci sarà permesso perché in realtà è anche molto vero che per alcuni aspetti dovremo attendere che il governo si esprima su come poter procedere, però insomma ci siamo e vogliamo comunque dirvi che ogni giorno pensiamo a come integrare, migliorare, sviluppare tutto quello che sarà insomma la grande stagione 2020 di Riccione. Io vi ringrazio, mi auguro che davvero continuate a rispettare le regole perché a breve sarei contento di potervi dare una data o comunque di poter condividere una data con cui partire con i grandi eventi di Riccione. Grazie a tutti e a presto.